Per quanto riguarda la schiena, la cosa più importante che puoi fare usando il divano dovrebbe essere intanto allungare questa zona insieme allo psoas. Potresti metterti in questo modo, portare le gambe qui e poi acchiappare e scendere. Fai questo, cerca di sentirti dare in questa zona e respirare bene con il torace. Così. Ora, questa gamba ti serve per tenere bene schiacciato la zona della lombare, ok? Quest'altra la afferri e la lasci cadere. Se si apre tanto, non ti preoccupare, lasciala pure ben aperta e poi la lasci cadere. E respiri. Lo fai da una parte. Allora, mentre fai questo movimento, cerca di stringere gli addominali in modo da portare la schiena più aderente possibile al lettino e ti aiuti meccanicamente con questo. Altrimenti, per la schiena comunque risente molto anche della libertà del bacino. Allora, quell'esercizio che ho fatto vedere con le gambe leggermente aperte, i piedi, ti metti dritta, le ginocchia unite. Le ginocchia unite, stai dritto e poi scendi e fai questo. Devi sentire bene la tensione qua. Lo prendi e ci rimani per un po'. Questo. Più vi liberate la zona del bacino, più sarà facile avere un senso di libertà sulla schiena. Però questa è la rotazione interna. Per fare la rotazione esterna, ti metti così, lasci cadere la gamba sul divano, l'altra giù in questo modo, e poi te ne vai sopra. Mi raccomando, non è piegare il busto, ma busto dritto, che se ne va giù, quindi questa zona che sale, ok? E poi gli addominali, come avevo fatto vedere in altri esercizi, che sul divano basta fare questa contrazione, oppure mantenendo ben, magari mettete un cuscino sotto, in modo che vi è più facile fare questo, contrarre e fare da una parte e dall'altra. Questo ti contrae bene gli addominali e soprattutto gli obliqui.